Affrontare il tema delle letture di oggi non è facile. Da una parte il Vangelo sembra insistere davvero tanto sul chiedere per ottenere. È vero che all'inizio Gesù dice prima il Padre nostro, dove c'è poco da chiedere, c'è tutto da lodare e da ringraziare. Perché dopo la prima parte il Vangelo di Luca ci dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdona a noi i nostri peccati come anche noi li rimettiamo ad ogni nostro debitore, non abbandonarci alla tentazione. Io voglio farmi delle domande, me le faccio, mi continuo a farle, non mi importa quello che possono pensare chi la pensa diversamente da me, ha tutti i sacrosanti diritti. Ma la domanda che vogliamo farci oggi, abbiamo potere su Dio? Sembra che Gesù dica sì, in realtà se leggiamo il Vangelo, non è chiaro questo sì, perché dice che il Padre darà lo Spirito a quelli che glielo chiedono. Allora, c'è una contraddizione nel più profondo della nostra predicazione. Se noi prendessimo questa frase come il centro della nostra esistenza, ci accorgeremmo, come nel Padre nostro, che prima c'è da lodare, ringraziare, benedire, dire bene di Dio. E se poi qualcuno ci ha aggiunto, Gesù stesso, determinate richieste, queste richieste sono inevitabilmente sul piano spirituale. Dacci oggi il nostro pane quotidiano per poterci ricordare e gridare a tutti che siamo spirito. Ancora, perdona i nostri peccati, visto che noi, perdonando, entriamo nella logica dello spirito. Non abbandonarci alla tentazione, perché noi siamo sedotti dal male e lo chiamiamo perfino bene. Ecco allora che non abbiamo nessun potere su Dio. Casomai è lui che non ha nessun potere su di noi per via del libero arbitrio nostro. Ecco che dobbiamo fare chiarezza. È indispensabile fare chiarezza, se no giriamo a vuoto, costruiamo documenti, encicliche, dichiarazioni. Alcune sono anche molto importanti, come le carte dei diritti, ma tanto non le mettiamo in pratica. Che nessuno che ascolta Don Sergio si metta in testa che sono tanti quelli che le mettono in pratica. Perché poi alla fine il male ci seduce e poi perché proprio io devo cominciare? Ma ha cominciato Gesù, visto che tu sei seguace di Gesù, basta che fai quella strada. Gesù non ti obbliga, è la Chiesa che obbliga, Gesù non obbliga nessuno. È stato così chiaro, così semplice, così lineare, che mettere in pratica quello che dice Gesù è semplicissimo, che ne dicono tutti? Assolutamente semplice. Tratta gli altri come vuoi essere trattato tu. E tutte le volte che tratti te meglio degli altri, non c'è la lucetta che si accende e che ti dice caffone che non sei altro. Dai, non dirmi che non si accende la lucetta. E che se tu guardi la storia è tutto così. Vi ho già detto che in questo periodo, appena ho un minuto di tempo, leggo storie anche per prepararmi ai corsi che devo tenere durante l'anno. Da piangere, da piangere. Mi sono proprio stufato, sono demoralizzato. No, perché so che il mondo va così. Non sarò mai disperato, mai, a meno che quello che sto vivendo è superiore alle mie forze fisiche, ma la mia visione morale, la mia visione psicologica, la mia visione soprattutto spirituale, mi dà la certezza che non posso disperare. Il problema è che se ti guardi attorno, senti, o guardi la storia, senti che appunto, diciamo parole, documenti, encicliche, esortazioni, per carità, siamo maestri in questo. Ma poi concretamente, ma perché non andiamo nella prassi? Secondo me la prassi di Gesù è facilissima, è infinitamente più difficile vendicarsi che perdonare. E se anche Don Sergio si vendica e non perdona, è perché è un cretino. Perché è facilissimo perdonare. Eviti questioni, eviti ripensamenti, parole inutili, lamentele, esaltazione di sé, sai, sono stato trattato in quel modo. Dai, andiamo all'essenziale. Parlavo prima della storia e neanche fare apposta in questi giorni mi è venuto in mente la storia del 1397, più di 600 anni fa. In una città austriaca, al termine di un'azione inquisitoriale durato 2 anni, allo scopo di scovare, annientare la presenza valdese in quella regione, un centinaio di eretici furono condannati al rogo da un famigerato inquisitore, arsi vivi. Domanda perché? Dimmi che Gesù ha detto di ardere, far soffrire in questa maniera che ti fa venire meno il fiato se ci pensi, in nome della religione. Noi svicoliamo da Gesù.
E d'accordo col nostro finto pacifismo, diciamo, ma così fanno tutti. Per questo fatto, le fiamme di quel rogo continuarono a bruciare nella memoria di coloro che non vollero dimenticare e non vollero che fosse dimenticato. Se nessuno le avesse ricordate, le fiamme si sarebbero spente per sempre. Per fortuna c'è qualcuno che se lo ricorda, ma diciamo la verità, noi ce lo siamo dimenticati. Che brutta la cultura, che dà il sonno della ragione, diceva qualcuno famoso. Per cui non facciamo più memoria. Ecco che allora è importante che noi facciamo memoria. Memoria di che cosa? Che abbiamo un libero arbitrio, che Dio è rispettoso del nostro libero arbitrio, che Dio ci ha messo nella condizione di fare una vita felice, che Dio non può rompere quello che ci appartiene, a meno che noi non glielo doniamo o glielo codiamo, non sul piano fisico, ma sul piano spirituale. Il Padre darà lo spirito a quelli che glielo chiedono. Il rogo di quella città austriaca è stato ricordato in certi documenti dell'epoca oggi perduti, ma per fortuna qualcuno ha mandato la memoria. E Paolo Ricca fa su questo avvenimento delle riflessioni che sono così limpide, così chiare, così certe. Forse all'inizio, dice Paolo Ricca, fu ricordato il rogo per motivi opposti per i quali oggi lo ricordiamo. Forse il primo cronista ricordò quel rogo come una vittoria della Chiesa, ma poteva essere una vittoria della Chiesa, ma chiunque ascolta può guardarsi allo specchio e dire che era una vittoria della Chiesa, uccidere 100 innocenti. Oggi scherzando anche a tavola dicevo, perché la Chiesa è fatta così, manda tutti all'inferno sicura di andare in paradiso, ma come fa a essere sicura di andare in paradiso? Ma come fa a essere sicura di andare in paradiso, visto che manda con tranquillità gli altri all'inferno? Se guardi la storia, oggi la festa di una santa che abbiamo fatto perfino patrona d'Europa, ma abbiamo bisogno di patroni, ma non ci basta Dio? Abbiamo bisogno di indicare patroni dei calzolai, degli illetterati, di tutti, abbiamo un patrono dappertutto. E il mondo fa schifo così. Fa schifo perché? Perché non siamo noi stessi, guardiamo gli altri col periscopio e decidiamo come comportarsi. Ma gli altri cosa c'entrano? Ma non ce l'hai un'identità, ma non ce l'hai una coscienza. Ma non la conosci l'Alex Aurea, tratta gli altri come vuoi essere trattato tu? Che ti importa se nel paese gli altri non fanno così, fai così o almeno cambia paese? È così tutto semplice. Forse il primo coronista, rileggo, ricordò quel rogo come una vittoria della Chiesa, ma oggi lo ricordiamo come una sua sconfitta. Io sogno che davanti a ogni chiesa, è il mio sogno, stupido, cretino, chiamatelo come volete, che ci siano dei monumenti per le vittime della Chiesa. Finché non ci sarà questo, non mi interessa. La pedofilia potrà essere rivista come un peccato grande quando metteremo davanti alle nostre chiese, andando a messa la domenica o entrando magari per qualche rito che ormai non ci dice più niente, vedremo un monumento dedicato alle vittime della pedofilia. Alle vittime! Che bello, un bel viale dove ci battiamo il petto guardando quelle vittime che non hanno avuto niente. Neanche il ricordo della loro sofferenza. Appunto, forse quella cosa là per qualcuno era una vittoria della Chiesa, ma uccidere non sarà mai una vittoria. Non sarà mai una vittoria. Oggi, per fortuna, noi lo ricordiamo come una sconfitta. Qualcuno forse ha interpretato quella lunga agonia, quel lungo dolore di quella morte tra il fuoco come una manifestazione di fede. Oggi invece lo ricordiamo come manifestazione di violenza. Ecco i monumenti entrando nel viale della chiesa, i monumenti, perché siamo stati violenti. Non abbiamo manifestato fede, abbiamo solo manifestato violenza. Ancora Paolo Ricca dice, noi oggi lo ricordiamo come un atto di iniquità, anche se legale. Legale secondo il diritto del tempo che criminalizzava il dissenso religioso come delitto di Stato. Ma allora si considerava magari un atto di giustizia, forse salutare, ma noi oggi, è giusto ripeterlo, lo ricordiamo come un atto di iniquità, anche se legale. Ma possibile che la storia non ci insegni niente? Allora, ecco le letture. Possibile che continuiamo a ripetere la prima lettura, dove sembra quasi che ci sia una trattativa con Dio. Non si fa trattative con Dio. E se il racconto della prima lettura può essere simpatico per dimostrare la misericordia di Dio, che però si ferma oltre certi limiti, non è più misericordioso,
Ma allora non è Dio? È chiaro, abbiamo parlato di alleanza e quindi, una volta che siamo alleati, avremo il nulla, diciamo così, perché non voglio ripetere la creatura, il nulla, noi siamo nulla come creatura, dipendiamo incompletamente dall'infinito, da Dio. Il nulla e il tutto fanno una trattativa, ma vi sembra logico che il nulla e il tutto facciano una trattativa? Che questa sia la cultura di quel tempo, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, ma mi dispiace che dopo tanti anni passati continuiamo a leggere quelle letture, quasi che noi facciamo parte di che cosa? Degli spettatori che devono battere le mani. Oh, mannaggia, non è andata a finire come pensavo io. Si vede che erano troppo cattivi. Perché se venisse adesso una trattativa tra l'uomo e Dio, secondo voi se ne troverebbero 20 giusti? Avanti, si troverebbe il 20% giusto? Facilmente no. Per cui cosa possiamo fare? Niente. Continuare a pensare allo stesso modo? No. Assolutamente no, se no ci saranno altre cittadine austriache dove 100 e più persone saranno bruciate vive alla maggior gloria di Dio. Parole stupide, oscene, assolutamente simili alle bestemmie. Ecco che dobbiamo quindi entrare in questa logica, perché questa logica è la logica della memoria. Allora facciamo memoria della prima lettura, però è stata scritta in un altro contesto. Tanto più la seconda lettura è stata scritta in un altro contesto ancora. Con lui Dio ha dato la vita a voi che eravate morti a causa delle colpe e della circoncisione della vostra carne, perché credevate a cose non vere, non autentiche. Vedete che è lo stesso problema della cittadina austriaca. Appena uno non la pensa come me, dice Paolo, naturalmente lui è disposto a perdonarci le nostre colpe, annulla il documento scritto contro di noi, come uccidendo il figlio. Mi sembra che aumentando il dolore non si diminuisce il male del mondo. Non ho mai pensato che aumentando il dolore si diminuisce il male, ma si aumenta il male del mondo. Ecco che Paolo dice che io vi ho portato la verità e adesso guai chi torna indietro. Ma Dio fa così con noi? No, non credo proprio. E da che cosa ce ne accorgiamo? È proprio dal Vangelo. Intanto viene da Luca che ci dice un Padre nostro che ha tre frasi di meno di quello di Matteo. Credo che sia Matteo che lo abbia allungato. Forse quello autentico è quello di Luca. È chiaro, se noi insistiamo, ecco che Gesù ci dice la verità. Posso dire la verità di Gesù? È così facile. Ebbene, io vi dico, chiedete lo Spirito e vi sarà dato lo Spirito. Cercate lo Spirito e troverete lo Spirito. Bussate per avere lo Spirito e la porta si aprirà e vi verrà donato lo Spirito, perché chiunque chiede lo Spirito riceve lo Spirito, chi cerca lo Spirito lo trova. Se bussa perché gli apra il mondo lo Spirito, questo mondo si apre. Ed ecco che Gesù mette l'accento su una cosa su cui noi non vogliamo mai pensare assolutamente. Quel padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? No, allora se voi che siete cattivi. E anche qui ci vuole tutta una rivoluzione mentale. Siamo cattivi perché, dicevo, perché Eva ha mangiato un frutto proibito e basta. Siamo cattivi perché il male ci seduce. La sessualità da dono è diventata violenza assurda, non in tutti i casi per fortuna. I soldi che dovevano servire per mantenere una vita dignitosa, sono diventati il nuovo Dio. La competizione continua all'interno di tutto, cominciando dai bambini, per finire agli anziani, è diventato la legge del più forte, la legge del più violento, la legge del più senza cuore. Se voi che siete cattivi, cattive, se voi che siete così sapete dare cose buone ai vostri figli, come volete che finisce Gesù? Così il Padre vostro darà lo Spirito Santo, quello Santo, a quelli che glielo chiedono. Oggi, celebrando l'Eucaristia, dicevo, non preghiamo Dio, preghiamo noi stessi. Dai, Sergio, dai, chiedi tu lo Spirito, prega te stesso. Prima di pregare lo Spirito, muovi tu la tua coscienza, muovi tu la tua testa. Se per esempio
dicessimo: Sergio, per favore, cerca di conoscerti meglio. Preghiamo soltanto noi, non preghiamo mica nessuno, ma vuol dire che ci mettiamo la volontà di conoscerci. Se diciamo: Signore, per favore, fammi conoscere meglio me stesso, sappiamo già che questa preghiera non porta frutto, perché se poi concretamente il Signore ti mette nell'occasione, tu ti lamenti e dici: ma come, non me l'aspettavo, ma proprio me, come mai sembra che Dio ce l'ha? L'hai chiesto a Dio? Scusatemi, se chiediamo a Dio di conoscerci, Dio ci mostrerà chi siamo. Mamma mia, se ce lo mostrerà. Ma anche se noi lo chiediamo a noi stessi e magari ci facciamo registrare i nostri discorsi quando meno ce l'aspettiamo, quando pensiamo che nessuno ci ascolti, quante opportunità di bene noi potremmo avere se chiedessimo lo Spirito. Allora chiediamo lo Spirito, mi sarà dato lo Spirito, perché questo Spirito ci dice una cosa sola: ricordati che ti stai evolvendo e che se sei capace ad evolvervi, ci guadagni tu e tutto il mondo che tu conosci e nel quale puoi interagire.